due cose. Prima quella del momento inerzia, che in effetti avevo fatto giusto, ma non l'avevo completato con voi, per giuro non mi tornava. Un momento di ricoglionamento, non ho avuto pranzo. Il mio pranzo è stato un cappuccino. Quindi c'è un po' un calo di zuccheri e poi questa è già la sesta ora che parlo, sono stanco. Allora, il momento inerzia del 10° disco, guardate i vostri appunti, era un mezzo perché erano dischi pieni. Questo era la densità volumetrica, questo era l'area del disco e questo sono spessore, quindi questo è il volume moltiplicato per ρ vi dà la massa. Questo è il raggio del disco che serve per avere l'area di facciata del disco e questo appunto appare due volte, vedete che RI al quadrato appare due volte. Quindi ho RI alla quarta. Ma la RI al quadrato è uguale al raggio della sfera meno XI al quadrato. Quindi vedete, eccolo qua, questo è, non avevo scritto questo a voi e per un attimo mi sono accostato. Semplicemente non avevo svolto tutti i passaggi. E quindi quando espandete questo avete questo alla quarta, vedete R alla quarta più XI alla quarta meno, ok? Quindi avrete, quando farete, penserete al sommatorio come un integrale, avrete tre integrali. Avrete un integrale con questo e con questo. D'accordo? Ah, manca la delta XI qua, eh. Eccolo qua. Qua manca la delta XI. Spostiamo la faccina. Dov'è la faccina? Ok? Quindi farete la somma, qui ci sarà la somma, qui ci sarà la somma e vedete che avete la sommatoria di tanti addendi moltiplicati per xi, quindi questo diventerà il vostro differenziale di x, quindi avrete un integrale di r alla quarta costante in dx, avete di x alla quarta in dx e avete questa roba in dx, avete tre integrali e gli estremi di integrazione vanno da meno r a più r. Lascio a voi il conto dettagliato, sarà domanda d'orale specialmente per i meccanici. Altro punto, siccome a me secca, la vita è breve, le ore sono corte, poche, quindi non posso fare tutte le dimostrazioni, ma a me secca un po' dire qualcosa e non lasciare almeno un minimo di verosimiglianza. Se non faccio dimostrazione deve essere almeno un po' verosimile. E guardate, dov'è la figlia? Fino a sparire. Allora, alfa, avevo iniziato su questa lavagna. Alfa quadro deve essere uguale a meno Km, abbiamo capito questo. Quindi la soluzione cos'è alfa? Ce ne sono due, uno col segno più e uno col segno meno. E alfa è un numero immaginario, ok? Alfa è un numero immaginario. Quindi se questo è il piano dei numeri complessi, questa è la parte reale di z e questa è la parte immaginaria di z, numeri immaginari, ha una soluzione qua e l'altra soluzione qui. Questo è più i omega 0, questo è meno i omega 0. Le alfa sono immaginarie, una positiva e una negativa, d'accordo? Sono di due tipi di alfa. Quindi ci sono soluzioni dell'equazione di Newton mx2 punti uguale a meno kx che sono di tipo più i omega 0 e ci sono di tipo meno i omega 0. La soluzione generale avrete la presenza di entrambi, quindi la soluzione generale io la scrivo così, come un tipo di soluzione col segno più e un tipo di soluzione col segno meno, dove ci li chiamo costanti, c'è la costante di tipo più e c'è una costante di tipo più. A priori C più e C meno non sono uguali, sono diversi, perché non c'è niente qua che ci dice qual è il valore di C. C può essere qualsiasi cosa. Voi potete far partire la massa da qua, cioè. Allora, attenzione, ma cosa ci dice il teorema di Eulero? Quindi c'è il riquadro qua su questa lavagna riassuntiva.
Intanto omega 0 cazzo è K di iso M, e omega 0 dice K di iso M. Abbiamo i teta di tipo più di tipo, c'è il teorema di Eulero, questo è Eulero che ci dice questo. È Eulero. Ma per noi il nostro angolo, cioè la fase che appare qui o qui, la fase del numero complesso, sta cambiando nel tempo. Ok? Quindi noi abbiamo a che fare con oggetti di questo tipo. E alla I omega 0 t è coseno di omega t più I seno di omega t. Con segno meno avrei coseno meno I seno di omega 0 t. La fase omega 0 t, l'angolo sta cambiando linearmente nel tempo. Ok? Quindi torniamo alla lavagna riassuntiva. Io ho due tipi di soluzioni in generale. Teorema Eulero mi dice che questo pezzo lo posso scrivere così, col segno più. Questo lo posso scrivere così, col segno meno. Teorema Eulero. Quindi non faccio altro che espandere e raccogliere i pezzi col coseno e raccogliere i pezzi col seno. Vedete che ho C più coseno, C meno coseno. Coseno in comune, metto da parte il coseno e ho C più C meno. Poi se faccio lo stesso gioco col segno e col seno, vedete che qua c'è un segno meno, che era il teorema di Eulero, o che possono essere scritto come I volte C più meno C, meno C meno per il seno. Come vedete, questa qua io la chiamerò A asterisco e questa qua la chiamo, tutto questo scusatemi, dove è cancellato? Tutto questo, compreso la I, la chiamo B asterisco. Ecco che la mia soluzione generale nel senso anche dei numeri complessi, è un A asterisco per coseno più B asterisco seno, dove A asterisco e B asterisco in generale saranno dei numeri complessi, perché questa C e questa C sono numeri complessi. In generale questa è la somma dei numeri complessi, sarà un numero complesso. Questa è la differenza di numeri complessi, addirittura moltiplicato per I, in generale questo sarà un numero complesso. Ma il messaggio è che la soluzione generale può essere scritta in questo modo, come A coseno più B seno. Ci siamo? Allora, l'enunciato che io voglio che voi sappiate è che se volete che la soluzione generale sia reale, allora le A e le B devono essere reali. Perché questa è una funzione reale, no? Questa è la funzione reale. Quindi se volete che x di t sia reale, quella A e quella B devono essere reali. Ecco l'enunciato. Ok? Da dove riprendiamo adesso la lezione. Quindi se volete che x, che descrive il moto del vostro cazzetto là sulla molla, se volete che quello sia reale, A e B devono essere reali. C'è qualcuno che non ha capito? Oh! Adesso riprendiamo qua, cancello tutto, questo disegno lo lascio, cancello tutto tranne il pezzo finale. Adesso io vorrei silenzio, perché questa parte io mando a casa un sacco di gente. Non lo faccio per cattiveria, semplicemente che visto che l'ho fatto in classe, e visto che è importante, è giusto che se uno non lo sappia, venga punito due volte per non aver capito che era un argomento che io chiederò, e secondo per non sapere una cosa che ogni ingegnere deve sapere. Adesso, qual è il significato cinematico di A e di B? Questi simboli A e B sono così, vabbè, matematici, ma noi stiamo facendo un corso di fisica. Qual è il senso di fisico, cinematico per giunta, di A e di B? Allora, qual è il valore di x quando t uguale a 0? Normalmente noi la chiamiamo col simbolo x0, no? Eh? Quindi, quando t uguale a 0, cosa succede? Quando t uguale a 0, questa è la fase di questi coseni e di quel seno, è un andamento lineare. Quanto vale l'angolo, la fase? Cioè la fase del numero complesso, se volete, quanto vale la fase quando t è uguale a 0? Vale 0. E qual è il coseno di 0? Vale 1. E qual è il seno di 0?
uguale a 0. Quindi ecco che capite che quando t uguale a 0, cioè quando, qual è il valore di x quando t uguale a 0? Quello che chiamiamo x0, questo vale a. Ed ecco che capiamo che a è il valore iniziale di x. Quindi piuttosto di scrivere a, che è un simbolo che non dice niente, scriviamo un simbolo che ci ricordi il suo significato. La scriviamo, cosa? Posizione iniziale. Avete capito cosa ho fatto? Voglio usare, voglio cambiare notazione, voglio usare una notazione che vi è amica, che vi ricordi cosa state facendo. A, qual è il significato di A? A è la posizione iniziale, allora uso una notazione che mi ricordi il significato cinematico di quella A. Quindi x0 è il, accade tutto, è il valore di x quando t uguale a 0. Uso la notazione che abbiamo usato già da qualche settimana. Nello stesso spirito chiedetevi cos'è B. Cosa sarà B? Pensate in grande, non pensate più alla posizione, fate la derivata della posizione. Qual è la velocità? Se la posizione in generale è data da questa legge oraria, qual è la velocità? La velocità la scrivo sopra, la velocità è uguale a x col punto, no? E quant'è? Fate la derivata di questa. Quindi, ritorniamo a A, usiamo il valore iniziale, quindi A coseno, cosa sarebbe qua? Qual è la derivata di A coseno omega 0t? La derivata del coseno rispetto all'angolo è meno seno, ma non vi sto chiedendo la derivata del coseno rispetto all'angolo, vi sto chiedendo la derivata del coseno rispetto al tempo, quindi il teorema della derivazione di funzioni composte. Quindi avrò meno omega 0a seno di omega 0t più la derivata di questo, omega 0b coseno di omega 0t. Quello che ho scritto qui, quello che ho scritto qui è la derivata di questo. Adesso, qual è la velocità iniziale? Cioè la velocità quando t è uguale a 0. Quando t è uguale a 0, quanto vale il seno di 0? Vale 0. Quando t è uguale a 0, il coseno di 0 vale 1. Quindi la velocità nell'istante t uguale a 0 è uguale, quello che io chiamo V0, è uguale a omega 0b. Quindi da questo deduco per l'appunto che A è uguale a x0 e da questo deduco che B è uguale a V0 diviso omega 0. E quindi il modo più naturale per scrivere la soluzione generale per una massa attaccata alla molla è questa. La posizione iniziale per il coseno di omega 0t più la velocità iniziale diviso omega 0 per il seno di omega 0t. Questa qua, fate come volete, scegliete la superficie del vostro corpo che vi è più congeniale. Vi consiglio una superficie corpo che sia facilmente accessibile e tatuatevelo, tatuatecelo. Questo va tatuato sul vostro corpo. Meccanici. Questa è la soluzione generale di una massa attaccata alla molla. Meccanici. Gli elettrici avranno una formula molto simile nel contesto dei circuiti oscillanti. Quindi un circuito RCL, nella misura in cui la resistenza è piccola, oscillerà. La resistenza smorzerà l'oscillazione. A vista... Questa è, cos'è questo parametro? È la posizione iniziale. Cos'è questa velocità iniziale? Cos'è omega 0? Dovete averlo tatuato anche quello. Omega 0 è omega 0 quadro al capo diviso R. Ok? Quindi pensiamo ad alcuni casi. Un caso è che questo è il pavimento, questo è lo spiro del muro in cui è ancorato la molla. Un caso è che se questo è x uguale a 0, questo è x uguale a 0,
il corpo, per esempio, sia dove la mettiamo? A destra o a sinistra? Facciamo a destra per un momento, però faremo anche a sinistra. Quindi immaginate che il corpo sia qua e che inizialmente sia fermo. Quindi questa è la posizione iniziale e che sia positivo. E supponiamo che il corpo sia fermo finché non mollo la presa, si intende. Quindi io posiziono il corpo lì e la tengo fermo con la mano. Quindi qual è la velocità iniziale? Se la tengo fermo, la velocità parte da fermo. La velocità iniziale è zero. Qual è quindi il comportamento nel tempo di questa massa? E guardate questo e applicatela dunque. E disegnatela. Siccome V0 è zero, questo problema qua, dove il corpo parte da fermo, di che tipo è? È solo un pezzo coseno, non c'è il pezzo seno, c'è solo il pezzo coseno, perché la velocità è zero. Quindi la soluzione qua è x di t uguale al valore iniziale coseno di omega 0 t. E questo a sua volta, quando abbiamo fatto già tante settimane fa il moto circolare riforme, voi sapete disegnare questa funzione, se vi chiedo di disegnarla, avrà questo aspetto. Disegnate l'asse dei tempi, questo è x, pensate al valore del tempo, questo qua, di nuovo, dovete pensare, ho una fase che cambia linearmente nel tempo, la mia fase è omega 0 t. Quindi, nell'ipotesi che omega 0 sia positivo, sta andando così, per esempio. Se io vi chiedo quanto tempo deve passare affinché io abbia la fase che da 0 arrivi a 2π greco, perché mi interessa 2π greco? Perché il coseno è periodico, no? Quindi io cerco qua 2π greco e il tempo che mi serve per avere una variazione di 2π greco, in modo che il coseno sia sfrutto la periodicità del coseno, questo tempo qua io lo indico col t maiuscolo, diventa il periodo. Passato quell'intervallo di tempo, il coseno è esattamente il valore di prima, periodico. Quindi io cosa faccio? Sull'asse dei tempi metto delle tacche, un quarto di t, un altro quarto di t, un altro quarto di t. Questo è t maiuscolo, questo è t maiuscolo mezzi, questo è t quarti e questo è 3t quarti. Ok? Questo rappresenta il valore di x quando t uguale a 0. Quindi quando t uguale a 0, qual è il valore di x? Vale x0. Tra. Tiro questa linea qui, tiro un'altra linea qua giù, che è meno x0. Tra. Mi faccio le mie, anzi posso anche fare a meno di scrivere, perché è chiaro cosa sono queste tacche, è chiaro. Pulisco un po' il disegno, dovrebbe essere chiaro nella mente di tutti voi, l'abbiamo già fatto quando abbiamo parlato del moto circolare. Certo che nel caso del moto circolare avevamo veramente qualcosa che faceva un moto circolare, c'era veramente un angolo. Qua dove cazzo è l'angolo? Nel piano dei numeri complessi. La potenza matematica. Però io disegno veramente male. Mi accorgo che non ho fatto un bel lavoro, cerco di farne uno un po' decente. È un po' meglio. E questo è un coseno. Ok, nella misura in cui x0 è positivo, perché qualcuno ha detto che la voleva partire da destra, allora questo parte qui e farà il suo bel coseno. Se invece il corpo partiva a sinistra del punto d'equilibrio, cosa succedeva? Se il corpo era qui, avrei avuto un 0 negativo, e invece di essere così, sarebbe stato così, non vi pare? Quindi finora abbiamo discusso il caso in cui il corpo parte da fermo, cioè tipi di soluzioni che sono di questo tipo. Perché quelli che partono da fermo hanno velocità zero, quindi sono di tipo coseno. Le soluzioni di tipo coseno descrivono
moti in cui da parte sera parte da fermo, ok? Adesso facciamo uno schizzo di un corpo che parte non da fermo, ma nell'origine. Dove lo disegno? Lascio quello là, lo disegno qua. Questo è la sponda, questo è il pavimento, questo è x uguale a 0. Immaginate che il corpo sia qui inizialmente, quindi la posizione iniziale sia 0. È chiaro che se il corpo è anche velocità 0, allora se questo è 0 e questo è 0, il particella x di t uguale a 0, cioè il corpo non fa un cazzo, sta fermo. Adesso io voglio che voi capiate che voglio descrivere una particella che sta all'origine, sì, ma a velocità diversa da zero. Come lo vogliamo fare la V0? Positivo o negativo? Positivo vuol dire che il corpo in questa posizione sta andando di là, negativo vuol dire che va di qua. Facciamo prima positivo, poi facciamo il disegno. Quindi io voglio che la velocità iniziale adesso sia diversa da zero. Quindi la velocità sia V0 e sia maggiore di 0. Quindi queste grandezze hanno segni algebrici. Quindi che tipo di soluzione è? È di questo tipo, di tipo seno. Quindi voi fate il vostro bel grafico, perché ormai lo sapete fare. Questo è x in funzione del tempo. E guardate, questa qua che dimensione ha? È meglio che abbia la dimensione di una lunghezza, non vi pare? Ce l'ha? Ha le dimensioni della lunghezza, perché se non ce l'ha abbiamo sbagliato da che parte. Questo è una velocità diviso il tempo, e questo cos'è? Siete d'accordo che ha le dimensioni della lunghezza? Tutto quanto? Quindi non abbiamo sbagliato. Allora, prima cosa che noi facciamo è di disegnare le linee orizzontali che rappresentano quello che è chiamato l'ampiezza. Forse non ho usato sta parola, ma x0, cioè quello che moltiplica il coseno o moltiplico il seno, è l'ampiezza, perché coseno da solo ha un'ampiezza 1, oscilla tra 1 e meno 1, seno ha lo stesso, oscilla tra 1 e meno 1. Quando lo moltiplico per qualcosa, ecco che l'oscillazione va da quel qualcosa a meno qualcosa, quella è chiamata l'ampiezza. Quindi questa è l'ampiezza del coseno, questa è l'ampiezza del seno. Disegniamo l'ampiezza dunque. Questa qua sarà un certo valore, V0 diviso omega 0. Questo è meno V0 diviso omega 0. Disegniamo le tacche temporali. È chiaro che questo fenomeno è oscillatorio, è ciclico, va e viene, lo vedete. E la base dei tempi, la scelta, l'intervallo di tempo naturale per questo fenomeno è il periodo. Quindi facciamo tacche non di secondi, ma di T maiuscolo secondi. Quindi questo è un quarto di periodo, un quarto di periodo, un altro quarto, un altro quarto, un altro quarto. E quando questo è positivo, allora questo è positivo, ok? E questo è un seno, quindi quando t uguale a 0 lui parte qua, va così, non vi pare? Questo è quando la velocità è positiva, perché cos'è la velocità? Questa è la legge oraria, la velocità è la pendenza retta tangente, la vedete che la pendenza, in questo punto la pendenza è positiva, ha una velocità positiva, all'aumentare del tempo la posizione aumenta, giusto? Quindi il corpo è sì nella posizione iniziale, ma ha una velocità positiva, vuol dire che al passare del tempo la sua posizione aumenta. Se la velocità iniziale fosse stata negativa, la velocità era di qua, e questo sarebbe stato negativo, quindi avevo meno seno, un seno ribaltato, quindi invece di andare così andava magari cambio colore, va così, ok? E vedete che qua la pendenza, la derivata, la velocità iniziale ha una pendenza negativa, d'accordo? E la situazione generale cosa sarà? La situazione generale è quando il corpo non è né alla posizione di equilibrio e non ha velocità 0. Quando sia x0 che v0 sono entrambi diversi da 0. Allora è chiaro che il disegno si complica un po',
tanto, però questo sarà l'asse dei tempi. Nella questo è x di t. Nella posizione iniziale, supponiamo che il corpo doveva spostare, dov'è il disegno? Eccolo qua il disegno. Ne faccio uno nuovo, qua. Pavimento, sponda, x uguale a 0. Inizialmente dov'è il corpo? E adesso a sinistra, che velocità ha? Positiva o negativa? Velocità positiva vuol dire che va verso destra, negativa va verso sinistra. Quindi supponiamo che il corpo inizialmente sia di qua, quindi in una certa posizione x0, positivo in questo caso, perché è a destra, perché questa è la direzione positiva, e supponiamo che abbia una velocità iniziale positiva. Quindi come lo disegno? Inizialmente t uguale a 0, lui si trova in una certa posizione x0. Questa è la posizione x0, ma ha una velocità positiva. Quindi la derivata di x di t in quell'istante deve essere positiva. Quindi deve avere una derivata così. Quindi il modo migliore per disegnare, secondo me, è un po' a ritroso. Quindi dove lo disegno? Disegno qua. Lo disegno un po' a ritroso. Disegno un asse che sarà, se volete, l'asse dei tempi. E x andrà su e giù. Ma non mi impegno a scrivere dov'è x uguale a 0. Voglio che qualitativamente voi sappiate che x andrà su e giù. E disegno una sinusoide. Disegno una sinusoide. Quindi questa sarà il valore massimo dell'escursione. Questo è il valore nella direzione opposta. La massima escursione di qua e di questa, la massima escursione di là è uguale in direzione opposta. Disegno adesso una sinusoide con l'asse con le tacche temporali. Quindi metto delle tacche temporali. Supponiamo che questo sia un quarto, un altro quarto, un altro quarto, un altro quarto. Disegno, se volete, queste sono per guidarmi nel disegno, Queste sono solo per guidare nel disegno, perché devo disegnare una sinusoide che o cosenoide, non so se la parola cosenoide esiste. Esiste, si dice sinusoide, no? Una sinusoide può essere sia un coseno che un seno. E disegno una sinusoide usando queste tacche disegnate leggermente per avere la periodicità, un disegno decente. Faccio le ampiezze, ampiezza meno ampiezza e le tacche temporali. Quindi disegno la sinusoide che mi piace di più. Quale piace a lei, la seno o il coseno? Facciamo un seno. Allora, disegno il seno così. Disegnato un po' da culo, però va bene. Adesso non ho ancora messo dov'è t uguale a 0. Non ho ancora messo t uguale a 0. Io voglio adesso mettere t uguale a 0 dove mettere t uguale a 0 in modo che x0 sia positivo e v0 sia positivo. Cos'è x0? È la posizione iniziale e v0 è la pendenza della retta tangente. Io voglio che la pendenza della retta tangente sia positiva e voglio che x0 sia positivo. Quindi un posto potrebbe essere per esempio qui, non vi pare? Io potrei mettere qui t uguale a 0, questo è x t uguale a 0. Perché avendo questa scelta qua di t uguale a 0, vedete che la posizione iniziale è positiva e la pendenza è positiva. Invece, per esempio, questo punto qua, se mettessi t uguale a 0 qui, questo avrebbe una x0 negativa con una pendenza negativa. Lo vedete? Io mi disegno la sinusoide, poi cerco di immaginare che aspetto avrebbe piazzando la t uguale a 0 nel posto giusto. Quando piazzo t uguale a 0 qui, ho una funzione di tipo seno. Quando la piazzo qui, ho una funzione di tipo coseno. Quando la piazzo qui, ho una funzione di tipo meno coseno. Quando la piazzo qui, ho un tipo di funzione meno seno. Ma quando la piazzo qui, non è un coseno, non è un seno. È la somma di un coseno più la somma di un seno. Oh,
a seconda di un pezzo del tempo t uguale a 0, ho seni, coseni, meno coseni, meno seni, ho cose ibride, cioè somme di coseni e seni. E se io vi chiedessi qual è l'ampiezza, perché se questo è 0 iniziale, guardate, questo è t uguale a 0 qua, questo punto qua, a che ampiezza arriva? Nel caso che partiva da fermo, l'ampiezza era x0, no? Ma se lui non è in fermo, ma è in velocità, e parte da questa posizione, dov'è il disegno? Eccolo qua. Se lui parte da qua, in velocità, continuerà ad aumentare da x fino a un valore massimo. Qual è il valore massimo a cui arriva? Pensateci. Provate a pensare a cosa arriva. Cioè, qual è l'ampiezza di questo riquadro qua? Da mettere nel quadretto di fronte alla vostra toilette, su cui mediterete. Se il corpo parte con una x0, con la velocità verso 0, a che massima distanza arriva? Qual è l'ampiezza dell'oscillazione? Cioè, qual è l'ampiezza di questa oscillazione qua? Pensateci. Qualcuno vuole azzardare una risposta? Lo farete all'orale, pensateci. Che ne so? Forse è la somma in quadratura? Estraete la radice quadrata? Forse Pitagora? Questo al quadrato più questo al quadrato da questo al quadrato? Quindi questo al quadrato più questo al quadrato estraete la radice quadrata? Pensateci. Qual è l'ampiezza? Va bene. Vogliamo fare una variazione sul tema. Meccanici ed elettrici, tutti e due allertate. Questo è il pavimento, come al solito senza attrito. Questa è la sponda in cui è conficcata una bella molla e non la deformeremo troppo, quindi la forza della molla sarà proporzionale alla deformazione della molla, quindi useremo la legge di Hooke. Ma voglio che questo corpo qui in realtà si trovi dentro un pistone a tenuta d'aria, di fluido. Perché qua dentro, attraverso un'apertura, io immetterò un fluido. E quindi il corpo deve farsi strada attraverso il fluido. Attenzione, non voglio che questo pistone sia troppo piccolo, cioè che questo stia proprio dentro, perché non voglio che faccia da stantuffo. Voglio che il fluido possa passare. L'analogo è questo, anzi, magari probabilmente giovedì faremo questo esercizio. Immaginate che questo sia un soffitto dalla quale pende una molla. Pende una molla. Poi voi attaccate una massa. Attaccate la massa. E il corpo ovviamente scenderà. Qua lo disegno. La molla iniziale era così. Poi voi attaccate la molla e la molla va giù, no? Viene tirata giù. Quindi questo corpo, se io vi chiedessi di scrivere l'equazione del moto, cosa scrivereste? Il moto è lungo la verticale, chiamiamo la direzione positiva verso basso, perché è la direzione naturale. Se la molla non ci fosse, il corpo cadrebbe, non vi pare? Giusto? Quindi scrivete la legge di Newton in questa direzione. Voi cosa scrivete? Scrivete MA, l'accelerazione in questa direzione, verso il basso sarà un'accelerazione positiva, verso l'alto un'accelerazione negativa, che ho definito una direzione positiva più di là, uguale la forza totale che agisce sul corpo. Sono due forze che agiscono sul corpo, uno è la molla e l'altro è la forza peso. La forza peso è verso il basso, più MG, e poi ci sarà la molla,
che la scriverò così. Quando la x è positiva, se questo la chiamiamo x uguale a 0, quando la molla era qua, senza niente attaccata, chiamo questo x uguale a 0. Appena attacco la molla, lui va giù, non vi pare? Mica sta qua! Io la tengo pur fermo con la mano, ma qua non l'ho presa, col cazzo sta là, no? Quindi, posso anche chiamare questo x uguale a 0, ma una cosa è certa, che in questa posizione la molla è allungata. Quindi, la x di questa posizione è positiva e la forza dovuta alla molla è verso l'alto. La forza dovuta alla forza peso è verso il basso. Quindi io scriverò la forza peso, quando x è positivo, cioè la molla è allungata, la forza è verso l'alto. Quando il corpo, se per caso era quassù, quindi il corpo è qua con la molla compressa, avevo una x negativa e avevo che la forza peso era verso il basso, ma anche la forza della molla era verso il basso, perché la molla era compressa. Quindi vedete che scrivere così vi descrive in maniera corretta quello che sta succedendo. Avere la massa più giù di x uguale a 0, avevo la forza verso l'alto. Avere la massa più su di x uguale a 0, avevo la forza verso il basso. D'accordo? Ok? E voi dite, ok, a x due punti più k diviso m, x, oh cazzo, è uguale a g. Non è omogeneo. Questo lo faremo giovedì. Eh? Quello che voglio fare adesso è immaginare, io voglio tornare qua, e immaginare che questo sia, qua ci sia una bacinella con un passante, questa è la vostra molla, e questo è il vostro corpo, e qua dentro ci sia fluido, ok? L'ho solo disegnato in orizzontale. Quindi quando il corpo si muoverà per effetto della molla, ma deve farsi strada in mezzo al fluido. Quindi qual è l'equazione del moto? Questo lo torneremo tra un attimo. Volevo solo farvi capire che non voglio che questo faccia da stantuffo. Cioè non voglio che la massa sia proprio tale che il fluido qua venga in qualche modo compresso dalla molla. No, voglio che il fluido scorra. È uno stantuffo molto grande, se volete è una bacinella gigantesca, non c'è, è semplicemente il corpo che deve farsi strada attraverso il fluido. Non sta agendo da pistone, non sta agendo da stantuffo o da siringa. Quindi la disegno volutamente grande. Ho perso qualche minuto, però perché mi sono reso conto che il disegno non era chiaro. Questa è una gigantesca camera piena di fluido. C'è un buco da qualche parte, magari qua dentro c'è un pavimento liscio, quindi c'è un sostegno, qua è liscio, qua avete il vostro corpo, qua c'è la molla che passa attraverso il, magari ha più senso disegnarlo così, ok, c'è un passante qua, a prova di fluido. Ok? Quindi il corpo, qua non c'è attrito sul tavolo, ma c'è fluido. Quindi qual è la legge del moto in questa direzione? È mx due punti, questa è la posizione x uguale a 0, voi portate il corpo qui allungando la molla. Lasciate la presa, chiaramente la forza, la molla lo tira verso sinistra e il corpo comincia a accelerare, acquista velocità. Supponiamo che parta da fermo il corpo. Acquista velocità verso sinistra, ma acquistando velocità, l'interazione con col fluido deve essere più importante. Voglio che la forza del fluido sia come quella di stamattina, proporzionale alla velocità, ma cambiata di segno. Quindi quando il corpo, se io lo metto qui e lascio la presa, lui accelera di là, quindi c'è una forza per di qua dovuta alla molla, ma la forza del fluido è per di là. Quando il corpo si troverà di qua, perché passerà dall'altra parte, si spera, perché se io riempio questa camera di catrame, potrebbe neanche riuscire a passare di là, non vi pare? Se riesce a passare a sinistra di x uguale a 0,
la forza della molla sarà di qua, e viaggiando in quella direzione, tornando verso la zero, la forza del fluido sarà di là. Cioè la voglio che la forza del fluido sia sempre opposta alla velocità. Quindi io scriverò mx due punti uguale meno kx, questa è quella della molla, meno bx punto. Questa è la forza viscosa, questa è la forza della molla. Guardate come con quei segni mi torna il verso corretto delle frecce. Quando il corpo è a destra dell'origine, del punto di equilibrio, di x uguale a 0, la forza è verso sinistra. Quando il corpo si muove verso destra, la forza è verso sinistra. Quando il corpo è a destra, ma il corpo si sta spostando verso sinistra, la forza è verso destra, la forza del fluido. Dovete fare, o costringete me a fare i disegni, ma lo faccio perché io sono pagato per fare questo. Non sono pagato per farvi la matematica e non sono pagato per fare l'assistente sociale. Ma per farvi un po' di disegni di fisica, questo sì. Quindi se questo è x uguale a 0, se il corpo si trova di qua, vi chiedo di e si sta muovendo verso destra, disegnate due frecce, uno della molla e uno del fluido viscoso. Facciamo in giallo la molla, in rosso la molla e in blu il fluido. Quindi se lui è a destra, la molla ha una forza in questa direzione. Se il corpo si sta muovendo di là, la direzione della forza dell'attrito viscoso sarà di qua, non è detto che abbia lo stesso modulo. Se il corpo si trova nella stessa posizione, ma la velocità è in questa direzione, quali sono le direzioni delle forze? Quella della molla dipende da dove si trova. Quindi se è a destra, la molla, e se è nella stessa posizione, la forza della molla è identica, non vi pare? La forza della molla è identica, perché la forza della molla dipende dalla posizione del corpo. Se è a destra, la forza è verso sinistra. Se sono a destra della stessa quantità, cioè se la molla è deformata della stessa quantità, la forza della molla è la stessa. Adesso pensiamo alla velocità dei due disegni. Se i moduli delle velocità sono uguali, ma una velocità è verso destra e questa è verso sinistra, la forza del fluido in questo caso è verso sinistra, la forza del fluido in questo caso è verso destra e avrà lo stesso modulo di questo. La forza del fluido, la forza dell'attrito viscoso col fluido, si oppone alla velocità. La forza della molla non c'entra un fico secco con la velocità, dipende da dove si trova il corpo. Fate i disegni complementari, cioè immaginate che il corpo sia, questo è x uguale a 0, immaginate che il corpo sia di qua, magari della stessa quantità, della stessa distanza, così disegniamo delle frecce che in qualche modo siano, ok? Immaginate che il corpo sia alla stessa distanza, ma dall'altra parte, la molla è compressa, questo è x maggiore di 0, quindi di qua la molla è allungata, di qua la molla è compressa. Qual è la direzione e il modulo della forza dovuta alla molla? Adesso la molla è verso destra e ha lo stesso modulo che è qua. Quindi dovrei disegnare una freccia che è simile a questo. Ok? Disegnare la direzione della forza dovuta all'attrito viscoso. Non mi basta sapere dov'è, devo sapere la velocità. Qual è la freccia blu che devo disegnare? Dipende da come si muove, no? Non da dove si trova. Quindi se lui si sta allontanando ulteriormente, sta comprimendo ancora di più la molla, con una velocità come questa, quindi perdi qua, allora la forza dell'attrito viscoso è come questo. Se invece il corpo si sta, è in questa posizione ma viaggia di là, ecco, capite? Deve essere molto chiaro a voi. Quindi questa è l'equazione del moto. È un'equazione omogenea? Cosa si fa per capire se è un'equazione omogenea? Si porta a sinistra tutto quello che dipende da x. È lineare? Sì, perché x e le derivate appaiono alla prima potenza. Non ci sono elevazioni al quadrato, radice quadrata, che tutto alla prima potenza è lineare. È omogenea? Sì, perché se io porto tutto a destra, quello a sinistra, quello che dipende da x, mi rimane uno zero di là. O m x due punti, a più bx punto più kx
uguale a 0. E notate come l'ho scritto in ordine di derivate decrescente, perché quello è lo standard. Derivata seconda, derivata prima, non derivato, è omogeneo. Quindi questa è un'equazione lineare del secondo ordine, omogenea. Può funzionare un polinomio? No! Lo scopo è trovare una x, trovare una x di t che è messa qui, questa è la derivata prima, cioè questa è la velocità, questa è l'accelerazione, la velocità x, messa qui, derivandola due volte, derivandola una volta, mettendola qua e moltiplicandolo per m rispettivamente per m, b e k e usare la serie somma, deve essere 0 sempre, per ogni istante del tempo. Proviamo le soluzioni di tipo esponenziale. Quindi prova una a e alla alfa t. Deve essere in questa forma, che è la forma a alfa. Allora, qual è la derivata prima della funzione di prova? Qua c'è una pippa. Qual è la derivata prima? È alfa a alla e alfa t. Qual è la derivata seconda? È uguale a alfa quadro a alla e alfa t. Quindi, per essere una soluzione, io devo imporre che questo moltiplicato per m più questo moltiplicato per b più questo moltiplicato per k, che deve valere quello. Se volete possiamo dividere tutto per m, no? Facciamo anche. Perché, guardate qua, appare questa combinazione di parametri. Cos'è k diviso m? La chiamiamo omega 0 quadro. Siamo un cavallo. Quindi, alfa quadro a alla e alfa t più b diviso m alfa a alla e alfa t più k diviso m a e alla alfa t deve essere 0 sempre. Questa è la condizione, che questa qua sia soluzione. Cioè, questo qui è chiaro cosa fa. Di nuovo, stesso argomento. Qual è il contenuto matematico di questa equazione? A non è certamente A. Anzi, se A fosse uguale a 0 avrei la soluzione triviale, no? Che il corpo sta fermo, dentro la mia camera riempito di fluido, il corpo sta nella posizione x uguale a 0 e sta là per sempre. Questo corrisponderebbe a avere A uguale a 0. Quindi, il contenuto matematico è questo, che alfa quadro più B diviso M alfa più K diviso M deve essere uguale a 0. Questo è il contenuto matematico. Guardate la struttura di questa e la struttura di questa. Hanno la stessa struttura, no? Questa è un'equazione differenziale, questa no, questa è un'equazione algebrica. Questa è un'equazione algebrica, questa è un'equazione differenziale. Avrei potuto dirlo prima questo, ma lo dico ora. Questa si chiama l'equazione algebrica associata. E vedete come potreste scriverla senza neanche guardare. Al posto della derivata seconda, cosa mettete? Alfa quadro. Al posto della derivata prima, cosa mettete? Alfa. Al posto di x cosa mettete? 1. Qua avete i parametri 1 davanti, b diviso m, k diviso m. Vedete? Quindi alla derivata seconda, alla funzione x mettete 1, alla derivata prima mettete alfa, alla derivata seconda mettete alfa quadro. Perché? Non vi ricordate? Perché se la x è uguale ad a e alfa t, la derivata prima era alfa per x. E la derivata seconda
era alfa quadro di x prova, quindi il fatto che l'equazione algebrica abbia questa forma è proprio perché la derivata, la funzione esponenziale, quando avete e alla alfa t, la derivata vi fa scendere un alfa, la derivata seconda vi fa scendere un'altra alfa, no? Ok? Quindi il nostro compito, voi dite se no non lo dico, è in programma e ci vediamo all'orale. È molto fastidioso qua, io sto lavorando qui e mi pare che abbiamo anche un'altra ora. Andiamo fino alle 5, no? Che ore sono adesso? 4. Quindi se volete io fermo qua, l'ora è fatta, il programma è fatto e ci vediamo all'orale. È molto difficile per me lavorare, dai, cercate di essere ragionevoli. Io sto qua sudando, sono stanco, sono vecchio, sto lavorando e la gente non sta attenta, è molto seccante, quindi se lo sapete già o non vi interessa, andate via, non sta piovendo. A me non frega niente. Non devo salvare le vostre anime, vi devo insegnare fisica. Se a voi vi interessa, andate via. Non disturbare me e i vostri compagni. È così semplice. Quindi, affinché questa sia soluzione, quella alfa non può essere un numero qualsiasi, ma deve essere soluzione di questa equazione algebrica. Ogni studente che è arrivato a essere il primo anno all'università dovrebbe sapere trovare le soluzioni. Ok? Perché voi avete da tanti anni, non mi ricordo in che anno lo fate, forse in seconda media, quando è che fate quando è che fate cose del genere? Le quadratiche e qualcuno vi chiede di trovare gli zeri. Cosa sono gli zeri? Cioè questa è una quadratica. Questa è una quadratica e trovare gli zeri vuol dire trovare il valore di x per la quale y è uguale a 0. Allora cosa si fa? La formuletta che ognuno di voi dovrebbe conoscere la scrivo e poi riprendiamo tra 10 minuti. Ce ne sono due. Meno b più o meno radice quadrata di b quadro meno 4ac diviso 2a. B quadro meno 4ac è chiamato il discriminante. Quindi, quando avete una situazione del genere, la parabola fa così, avete due zeri. Quando la parabola fa così, avete due zeri che coincidono. Quando la parabola fa così, i zeri sono immaginari. Perché il discriminante, nel primo caso avete che è maggiore di 0, in questo caso avete che il discriminante è uguale a 0, e in questo caso, in cui sembra che non intercetta l'asse, non c'è nessun valore x per la quale, questo è quando è negativo. Ok, facciamo una pausa e riprendiamo qua.